Che immagine delle donne esce da questa vicenda? Come sono al giorno d'oggi. Cioè? Sì, le ragazzine non sono un granché. E così la generazione è quella, ma per loro è normale. Secondo lei chi è più vittima, Berlusconi o le ragazze? Né uno né l'altro. Ma secondo lei che immagine esce delle donne da questa vicenda? Pessima, pessima. Ci sono cascate. No, non sono vittime, sono stupide. Secondo me sono tutte fandonie, cioè cercano solo di fare carriera, poi inventano, secondo me, inventano un po' il tutto. Oppure allargano un po' la vicenda. Usano Berlusconi, usano un po' la politica in tutto, se ne approfittano di tutto pur di far carriera. Io ne esco offesa veramente come donna. Indignata, come rappresentanza, sì. Sì, abbastanza. Ma per come si comportano, per l'immagine che ne è? Per l'immagine, secondo per me. Come le usa. Le donne non sono solo questo, mi scusi. Cioè, le donne sono anche persone che ricoprono certi ruoli, no? E quindi hanno certe responsabilità. L'immagine della donna non è solo quella disponibile a pagamento. È un'immagine sbagliata dell'ottenere le cose usando il corpo. Forse, e non è giusto, perché non è solo quello, uno dovrebbe usare la testa. A me della vita privata del premier Berlusconi non mi interessa, io lo guardo come uomo politico, arrivederci. È vergognoso, alla fine si vendono così per prendere un posto di lavoro, è brutto, per una donna è squallido, diciamo. Ma secondo lei sono casi rari o no? Purtroppo sono nel mondo dello spettacolo? No. È così, secondo me è dappertutto così. Io come donna normale mi sento indignata che queste donnette da quattro soldi diventano qualcuno, perché noi valiamo, noi più donne che siamo delle donne normali che loro, ecco. Io mi sento indignata, proprio indignata. Tanto ormai il mondo per fare qualcosa funziona così. Ma è normale? No, non è assolutamente normale. È che soprattutto una donna per arrivare, una ragazza faccia questo per arrivare... Per andare in televisione non è assolutamente normale. Ma sono casi rari, succede solo per andare in televisione, oppure, come dire, non è una cosa così rara che una sia disponibile. No, succede spesso. Bisogna vedere che cosa scrive, se è vero, in giornata non è vero, è quello che... Purché uno non fa niente, lì la mette in sera subito. Quanti innocenti vanno in cadere, quante cose succedono. Non penso che un uomo di 74 anni faceva quello che dicono, io non ci credo. No, che dice, perché è così? Se un ragazzo, ma uno di 74 anni, per me è una cosa impossibile. Ruby, 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 Ruby! Della donna non mi interessa tanto, a dire la verità, io penso a lui che è fatto disgustoso, ecco, il resto. Poi le donne, è chiaro che se hanno fatto tante battaglie si renderanno conto che, insomma, che è un fatto deteriore questo. Non sono solo nel mondo dello spettacolo, ma le donne non sono così, assolutamente. Quindi insomma, tutto sommato è uno spaccato che non è rappresentativo. Io non credo. Spero, perlomeno. Comunque ognuno a casa sua potrebbe fare cosa vuole. Io non ce l'ho con tutte queste cose mediatiche che sono contro di lui. Ciò che vediamo in misura maggiore è la mercificazione del genere femminile in tutte le sue forme, per cui la donna oggetto è il modello che viene riproposto, secondo me, in maniera assolutamente negativa attraverso trasmissioni varie, piuttosto che per mezzo di questi scandali legati a politici e cose di questo genere. Non mi piace l'immagine che passa e
però mi rendo anche conto che purtroppo è una costante, mi rendo conto che è un atteggiamento diffuso che purtroppo c'è sin da quando si è bambine. Perché... Non solo nel settore dello spettacolo? No, è diffuso 360 gradi, tant'è che anche per quanto riguarda le promozioni che vengono fatte, se c'è una bella donna e le si fa una promozione lavorativa, questo viene guardato sempre con sospetto. Questo è il risultato della società in cui viviamo, cioè noi non abbiamo dato valori a questi ragazzi, sono allo sbando totale secondo me. Secondo lei sono casi rari? Diciamo questo modo di pensare oppure diffuso tra i giovani nella società? Ma le ripeto, è quello che abbiamo insegnato noi a questi giovani, cioè niente. Noi non abbiamo trasmesso valori, loro non sanno che pesci prendere. Per cui se c'è il guadagno facile, ben venga. Lui è libero, può fare quello che vuole, se fosse sposato, va bene, è giusto, va bene, si deve divertire, fa solo bene. Queste ragazze con le quali si divertirebbe? Ma queste ragazze se vanno perché ci stanno, perché a loro gli arriva qualcosa dentro, se no nessuno fa niente per niente. Ma è prostituzione oppure è un modo di vivere? No, non è prostituzione, secondo me ognuno si arrangia come può. Ma sono poco, è il mestiere più antico del mondo, c'ha 70 anni, i soldi ce l'ha. Le zoccole anche, è la vita.